Rai News, le immagini in anteprima della grande mostra dedicata a Pontormo e Rosso Fiorentino che aprirà i battenti a Firenze sabato prossimo, il nostro inviato Fabio Cappelli. Non solo una serie incredibile di capolavori da tutto il mondo, alcuni sono stati anche restaurati per l'occasione, come la celebre Visitazione di Pontormo. A Palazzo Strozzi una mostra di grande interesse dedicata a due giganti del manierismo toscano, Pontormo e Rosso Fiorentino. Rosso Fiorentino e Pontormo hanno la stessa età, a 20 anni sono già grandi pittori e vivono in un'epoca inquieta di grandi sconvolgimenti politici e religiosi, ma ognuno sceglierà la sua strada. Rosso Fiorentino ci appare ancora oggi molto audace, una sua pala d'altare fu rifiutata, quei santi sembrano diavoli, disse il committente. In una deposizione, tema a lui caro, inserisce una figura inquietante, ma in realtà è radicato nella tradizione fiorentina e legato ai devoti di Savonarola, mentre Pontormo è vicino al partito dei Medici e non rifiuta le influenze esterne, come quelle dal nord Europa. La Firenze di quel momento è una città proprio da Nuova Atene, giravano in città in contemporanea fra il 1504 e il 1508 Leonardo, Michelangelo, Raffaello. Spesso si parla di crisi ideologica, crisi politica, crisi religiosa, crisi di ideali. Questo credo sia più una cosa che conviene ai nostri tempi che a quei tempi. Meraviglia a ogni angolo, come questo disegno di Pontormo che ritrae se stesso mentre dipinge, quasi un selfie del Cinquecento.